Benvenuti a questa conversazione in cui affronteremo insieme il tema del rafforzamento della funzione statistica sul territorio. Sono presenti insieme a me, che sono il responsabile Istat dell'Ufficio Territoriale Area Centro, Roberta Cuffiani, la quale è referente del Servizio Statistico della provincia di Ravenna, ha anche ruolo di delegata UPI in diversi tavoli, tra cui il gruppo di lavoro del Comitato Consultivo del Censimento della Popolazione, il Comitato Operativo del Coordinamento Emilia-Romagna Sostenibile 2030. È presente anche Alessio Bacci, che è responsabile dell'area denominata Sistema Informativo, Innovazione, Tecnologia e Statistica dell'Unione dei Comuni della Valdera, in provincia di Pisa. Un esempio importante in cui la statistica non può prescindere dall'informatica e dall'innovazione. Passerò presto la linea ai due colleghi. Volevo prima introdurre il tema con riferimento al fatto che il rafforzamento della funzione statistica sul territorio è sempre un tema centrale per ogni dibattito avente ad oggetto il ruolo e le potenzialità di sviluppo della statistica ufficiale, sia in termini di sostegno al sistema e ai processi di raccolta dell'informazione statistica, ma anche con riferimento alla capacità di produrre informazioni e conoscenza per l'ambito locale. Questa questione, molto affascinante, assume un ruolo ancora più rilevante nel contesto attuale, sulla base di un insieme di considerazioni che interessano sia la domanda che l'offerta di informazione statistica ufficiale. A titolo esemplificativo possiamo fare riferimento al fortissimo sviluppo delle nuove fonti, facciamo per esempio mente locale sull'utilizzo dei big data, sull'accrescimento del numero di archivi amministrativi a disposizione, ma pensiamo anche alla sempre più forte richiesta di informazioni statistiche affidabili, pertinenti, georeferenziate, che possono effettivamente supportare processi decisionali di tipo data-driven a vari livelli di dettaglio geografico. Il ruolo degli interlocutori della statistica ufficiale sul territorio diventa pertanto essenziale, sia a sostegno dei processi di raccolta dati, ma anche con riferimento alla predisposizione di metodi, strumenti, indicatori a supporto della pianificazione locale. Questo nuovo ambito di analisi travalica i confini comunali, facendo assumere un ruolo di primo piano alle strutture del SISTAN, a carattere geografico intermedio tra la funzione regionale e la funzione comunale, come è il caso appunto delle associazioni di comuni e delle province. Le province, ma anche le città metropolitane, dopo una travagliata fase di riforma del contesto costituzionale e amministrativo, assumono i ruoli di enti di governo di area vasta, con funzioni amministrative non gestibili puntualmente a livello comunale, ma hanno anche il ruolo di coordinare lo sviluppo del loro territorio, la raccolta e l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnico-statistica agli enti locali, in particolar modo ai comuni più piccoli, costituiscono soltanto alcuni esempi delle funzioni statistiche esercitate. Analogamente accade per le associazioni, le quali si occupano di funzione di raccolta dati statistici, ma svolgono anche assistenza per i processi statistici relativamente ai propri aderenti. L'associazionismo di comuni è meno diffuso. Sul territorio nazionale abbiamo soltanto 53 casi che sono concentrati in alcune regioni. In Toscana ne abbiamo 20, in Emilia-Romagna 14, nelle Marche 7. Complessivamente queste associazioni coinvolgono qualche centinaio di comuni. Province e associazioni, in un'ottica complessiva e ciascuna nel proprio ambito di competenza, costituiscono nuovi attori del sistema, danno luogo a un hub di servizi con competenze, risorse messe a sistema per condividere esperienze, nuovi strumenti, nuove modalità per la raccolta dei dati, le analisi statistiche presso i propri interlocutori locali, geografici, e hanno quindi la possibilità di promuovere la funzione statistica, ma anche lo sviluppo della cultura statistica presso i decisori pubblici,
con l'obiettivo di restituire i risultati al sistema stesso. Sulla base di queste iniziali considerazioni, vorrei chiedere in primo luogo alla dottoressa Cuffiani e poi al dottor Bacci in quale modo la funzione statistica si inserisce nell'ambito delle proprie amministrazioni di competenza. Prego, dottoressa Cuffiani. Province. Le funzioni conoscitive, quali la statistica, rientrano pienamente nell'ambito dell'autonomia dell'ente provincia e sono strumentali alla cura degli interessi pubblici. Come riportato appunto dalla direttiva 6 Comstat 2008, la statistica è una funzione necessaria delle province quali componenti del sistema statistico nazionale ed è svolta in modo unitario sia con riferimento appunto alle attività di statistica previste dal programma statistico nazionale sia con riferimento appunto alle statistiche svolte per conto nell'interesse della provincia stessa secondo le disposizioni della decreto legislativo 322/89 e nel rispetto dei principi previsti appunto dal codice della statistica italiano ed europeo. Pertanto bisogna chiedersi che cos'è la statistica ufficiale. La statistica ufficiale comprende appunto la produzione di statistica contenuta nel programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e in generale quella appunto prodotta dagli enti, dagli uffici del sistema statistico nazionale, tra cui fa parte anche la provincia. L'ufficio di statistica della provincia di Ravenna è stato istituito già dal 1990 ai sensi dell'articolo 2 e 3 del decreto legislativo 322/89. La struttura svolge attività di consulenza, supporto alle decisioni strategiche e alla programmazione degli obiettivi, con l'intento appunto di sviluppare la sensibilità e la cultura del dato statistico sia all'interno dell'ente che all'esterno dell'ente. In questi 31 anni di attività ci sono stati diversi cambiamenti di tipo organizzativo, legislativo e anche di tipo istituzionale che hanno riguardato in primis la provincia di Ravenna in quanto ente e in generale le province tutte. Già dalla legge 142 del 90 in seguito al testo unico 267 del 2000 sono state riconosciute alle province le funzioni relative a raccolta e elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. In seguito, con l'introduzione della legge 56/2014, che ha portato alla trasformazione delle province in enti di secondo livello, la statistica è stata nuovamente riconfermata come funzione fondamentale dell'ente. Quindi occorre chiedersi cos'è che si intende con raccolta e elaborazione dati. Con raccolta e elaborazione dati si definisce quel processo di raccolta di dati grezzi e la loro trasformazione in informazioni fruibili, capaci di soddisfare le esigenze informative di tutti gli utenti, che siano amministratori, studenti, enti o cittadini, rispecchiando la realtà in maniera accurata e attendibile, rispondendo in maniera tempestiva e puntuale, attenendosi quindi a tutti quei criteri imposti dal codice delle statistiche sia italiano che europeo. L'informazione statistica, quindi, tentando appunto di fornire un'immagine della realtà la più oggettiva possibile, costituisce appunto la base dei processi decisionali per chi voglia programmare delle azioni tenendo conto appunto della realtà dalla quale si parte e un mezzo anche per verificare gli effetti delle azioni messe in atto. Con gli strumenti pertanto della statistica è possibile analizzare gli aspetti fondamentali della società, la loro evoluzione, trasformando in qualche modo tutti i fatti in numeri. Per chiudere, mi preme citare una citazione di Galileo Galilei: con la statistica quindi è pertanto possibile misurare ciò che è misurabile e rendere misurabile ciò che non è misurabile. Grazie. Grazie mille. Alessio Bacci, nell'Unione Valdera, invece, allora, in che modo la funzione statistica si inserisce nell'ambito della pianificazione? Allora, salve a tutti. Allora, la funzione
statistica per i comuni di Vientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Cascina Terme Lari, Palaia e Pontedera, e dal 2021 anche dal comune di Chianni, è gestita in forma associata dall'Unione dei Comuni della Valdera. Quindi si va da comuni di 1.000 abitanti a comuni di 29.000 abitanti, con differenze sostanziali negli organici e nella popolazione, che alcuni Pontedera ha carattere più servizi, altre zone sono più rurali. Rappresenta una popolazione di circa 79.000 abitanti ad oggi, con una superficie di 600 km quadrati. Facendo un po' di storia, l'Unione Valdera è stata istituita nel 2008 e fin dalla Costituzione la funzione statistica è ricompresa nello statuto dell'ente tra le funzioni fondamentali e obbligatorie per tutti gli enti aderenti. Quindi per questa particolare funzione non sono previsti, come in altri casi, livelli differenziati di convenzionamento. Intendo precisare che anche Regione Toscana incentiva la gestione associata della funzione statistica. Quindi l'ufficio associato di censimento è inserito, e l'ufficio associato di statistica è inserito in seno all'ufficio informatica dell'Unione delle Comuni della Valdera, altra funzione fondamentale ricompresa nello statuto. Come per altre funzioni, le unioni di comuni e in particolare la nostra ha vissuto un periodo travagliato all'uscita dopo le elezioni del 2014. Infatti, negli anni 2015-2016 il progetto è stato rivisto al ribasso, progetto di unioni, perché in precedenza era formata da 15 comuni. Durante gli anni 2015-2016 siamo arrivati a un nucleo minimo di 7 e dall'anno prossimo saremo 8. Quindi questo ridimensionamento nella sua estensione territoriale successivo al recesso dei comuni fondatori ha rivisto al ribasso il progetto, ma negli ultimi anni in analogia con altre funzioni fondamentali si è consolidata tra gli amministratori l'idea che sia indispensabile gestire la statistica su una scala dimensionale più appropriata rispetto a quella comunale, in ossequio al principio costituzionale di adeguatezza. Anche in virtù del contesto difficile ed incerto delle prospettive socio-economiche e istituzionali, anche a causa dell'emergenza sanitaria. Caratteristica peculiare dell'intera Unione Valdera nella gestione delle proprie funzioni è rappresentata dall'idea di una casa comune, ossia un vero e proprio sistema integrato rappresentato dall'Unione e dai comuni aderenti, attraverso cui razionalizzare e coordinare le azioni di tutti i comuni in sinergia con gli stessi nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. È opportuno precisare che la nostra Unione non è un ente a cui trasferire le funzioni e non pensarci più, come in altri ambiti, bensì è un modello di gestione per razionalizzare gli interventi in un'ottica di efficienza, efficacia e per migliorarne la qualità. La statistica ripercorre il medesimo approccio, difatti la stessa è gestita dall'Unione Valdera in armonia, mi preme utilizzare questo termine, proprio in armonia con i referenti comunali nominati, i quali sono protagonisti di prossimità dell'ufficio statistica associato, in un vero e proprio sistema a rete. Per favore Bacci, mi può specificare meglio quali sono i rapporti con i policy makers dell'ente? Allora, la funzione statistica è posizionata da un osservatorio privilegiato, perché da un lato l'area dirigenziale a cui fa riferimento è quella relativa al dirigente apicale, con funzioni di coordinamento e di raccordo con la giunta dei sindaci dell'Unione Valdera. Dall'altro, altro osservatorio particolare, il sindaco delegato alla funzione statistica e informatica è anche la presidente dell'Unione dei Comuni. Quindi stante a significare anche il ruolo strategico che i nostri decisori pubblici hanno intravisto sia nell'informatica sia nella statistica. E
la nostra presidente presiede anche l'esecutivo di settore, che è un organismo interno di amministrazione con funzioni preparatorie ed esecutive all'attività e delle decisioni della Giunta. Quindi è una sorta di conferenza degli assessori di riferimento all'informatica e alla statistica. Quindi l'Ufficio Associato di Statistica svolge attività di consulenza e supporto alle decisioni strategiche e alla programmazione degli obiettivi, con l'intento di sviluppare la cultura del dato statistica. Concretamente possiamo citare alcuni esempi in cui si è toccato con mano questa attività a supporto dei policy maker. Per esempio, oltre agli ordinari strumenti di programmazione, quali il DUP, la misurazione delle performance, potremmo citare un documento strategico, il piano strategico Valdera 2020, che si è soffermato, ascoltando i cittadini, un campione di cittadini nella misura di 300 circa, estratti con meccanismi differenziati a seconda dell'area di riferimento e del target di utenza, su quattro aree principali definite strategiche dai nostri decisori pubblici, ossia la pianificazione territoriale, lo sviluppo economico e l'ambiente, il sistema di welfare e l'organizzazione istituzionale sul territorio. E, nonché l'Ufficio Statistica ha collaborato durante la stesura e l'iter di approvazione del piano strutturale unitario dei comuni della Valdera e di prossima attuazione anche del regolamento urbanistico unitario, sempre nell'ambito della pianificazione territoriale che è stata ritenuta strategica. Sempre in quest'area vedremo, è in progetto anche lo sviluppo di un sistema integrato, un SIT, un sistema informativo territoriale. E recentemente, proprio di questo periodo, sta collaborando ad un progetto denominato Val-Val, sempre di indicazione strategica con i nostri policy maker, per la valutazione delle performance territoriali nell'ambito delle politiche in ambito educativo scolastico, soffermandoci sul tema della dispersione scolastica. Questo è un po' in sintesi i rapporti significativi fra policy maker e ufficio associato di statistica. Grazie, quindi pochi comuni, poche associazioni, ma quelle operative come la vostra realizzano un sacco di progetti su impulso politico dei relativi policy makers. Volevo chiedere la stessa domanda a Roberta Cuffiani per capire se l'approccio in ambito province è analogo oppure è diverso rispetto a quello che si riscontra per le associazioni di comuni. Prego, Cuffiani. Come già ribadito, tra le funzioni appunto dell'attività statistica della provincia rientra quella di fornire l'analisi dei fenomeni socio-economici e demografici che sono un utile supporto nelle scelte programmatorie dell'ente. Il servizio infatti svolge un'attività di supporto tecnico agli organi di vertice e anche a tutti i servizi provinciali, collaborando appunto nella redazione di documenti contabili e di programmazione. Da citare il documento unico di programmazione, la relazione al bilancio, la valutazione della performance, il piano territoriale di area bassa. Il servizio inoltre partecipa anche a diversi tavoli a livello sia locale che regionale, con l'impegno appunto di progettare e realizzare degli strumenti informativi che possono supportare le decisioni programmatiche. Da citare sicuramente la collaborazione in sito all'Ufficio di Piano, che è un organismo tecnico di studio, di consulenza, a supporto appunto dell'Assemblea dei Sindaci per la programmazione e la gestione degli interventi e dei servizi di ambito, nonché al tavolo regionale in ambito di programmazione scolastica. Nel 2013, a supporto della programmazione strategica e operativa degli enti di area vasta, da un'iniziativa pilota nata dalla provincia di Pesaro-Urbino e grazie alla stretta collaborazione tra CUSPI, coordinamento degli uffici di statistica delle province italiane, e Istat, è nato poi il progetto Best delle province, a cui è anche aderito la provincia di Ravenna, con lo scopo di creare un sistema informativo statistico per la misurazione del benessere più sostenibile. Da prima Istat ha sviluppato a livello nazionale un approccio multidimensionale per misurare il benessere più sostenibile e dal 2018
come si sa, gli indicatori BE sono stati inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale. Ritornando a livello locale, il BES delle province e delle città metropolitane, che ha ottenuto ultimamente un importante riconoscimento, il premio PA Sostenibile Resiliente 2021, promosso appunto da Forum PA e ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, mira a declinare il benessere e la sostenibilità attraverso un insieme organico di indicatori suddiviso in 11 dimensioni, calcolati in modo omogeneo in tutti i territori degli enti di area vasta dell'interprogetto per promuovere una crescita sostenibile e solidale. Anche la Regione Emilia-Romagna ha sintetizzato un percorso per la costruzione della strategia regionale Agenda 2030, quale punto di riferimento per tutte le politiche settoriali della Regione. La redazione di questa strategia ha comportato un processo partecipativo con gli enti locali, tra cui anche le province. Tra gli obiettivi, quello di costruire, con il supporto di ASVIS, insieme ad ANCI regionali, gruppi regionali, le province e le città metropolitane di Bologna, un set condiviso di obiettivi misurabili da declinare nei documenti strategici degli enti locali. In tal ottica, per una particolare sensibilità delle realtà locali emiliane romagnole verso la tematica appunto della sostenibilità, già dall'anno 2020 tutte le province della Regione Emilia-Romagna e la città metropolitana di Bologna hanno preso parte al progetto BES delle province e delle città metropolitane, promuovendo anche un ulteriore strumento di analisi dei dati, il rapporto misurazione del benessere e confronto tra i territori, che offre allo stesso tempo una sintesi delle informazioni contenute nel BES e un confronto tra i territori della Regione Emilia-Romagna. Questo in sintesi. Grazie. Rapidamente, se può darci anche qualche suggerimento e qualche buona pratica per il potenziamento del sistema a livello locale affinché possa essere ulteriormente sviluppata la funzione statistica negli altri contesti, tenendo conto anche dei tanti e begli esempi che ci avete mostrato. Sì. Come abbiamo detto, questa la funzione che è affidata alle province di raccolta e elaborazione dati è fondamentale sia per l'ente che per gli enti del territorio ed integra la funzione appunto dei comuni e del sindaco quale ufficiale di governo. Quindi queste funzioni sono complementari nel nuovo contesto istituzionale e dovranno portare a una più stretta collaborazione tra gli enti locali. Con il progetto Province e Comuni, avviato da UPI nel 2020, si intende quindi di promuovere un modello più efficiente di amministrazione locale attraverso piani di riassetto organizzativo delle province per la piena messa in opera del sistema di servizio a supporto dei comuni, al fine di garantire maggiore efficacia e semplificazione delle azioni dell'amministrazione locale. Attraverso la collaborazione tra la provincia da una parte e quale ente in grado di pianificare e gestire servizi comuni integrando dati e informazioni territoriali e dall'altro i comuni singoli o associati. In particolare si tratta di accompagnare quel percorso già citato ed avviato dalla legge del Rio 56/2014, che accanto appunto al riconoscimento di funzioni fondamentali assegna alla provincia un ruolo di supporto ai comuni del territorio per migliorare appunto quell'efficienza, la funzionalità dei servizi offerti dagli enti locali a favorire lo sviluppo appunto socio-economico dei territori. Tutto ciò a partire da tre ambiti di intervento tra loro interconnessi, che sono la stazione unica appaltante su lavori, forniture e servizi per razionalizzare la spesa pubblica degli enti locali, la progettazione start-up del servizio associato politiche europee per supportare il territorio nel reperire risorse comunitarie, e il terzo, i servizi di innovazione, raccolta e elaborazione dati per la realizzazione appunto dell'agenda digitali, finalizzate appunto anche per migliorare ed ammodernare e facilitare appunto la realizzazione di servizi associati efficienti sul bacino di area vasta. Con la costituzione di uffici specializzati e di centri di committenza per la gestione delle funzioni conoscitive a livello provinciale, si perseguiranno due obiettivi. Si consentirà di gestire in modo integrato i servizi statistici, le attività di raccolta e elaborazione dati con adeguate risorse
e professionalità, rispondendo alle esigenze conoscitive di tutti gli enti locali del territorio e costituendo punti di riferimento certi a livello locale per vista regioni e pubbliche amministrazioni centrali. Inoltre sarà presupposto per la semplificazione degli oneri organizzativi, amministrativi e contabili, oggi a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, per consentire di curare al meglio la funzione statistica a servizio dei cittadini. Da ultimo, ma non meno importante, si ricorda in tal ottica, si inquadra appunto il protocollo d'intesa siglato tra Istat, Regione, Province Autonome, ANCE e UPI nell'anno 2020, appunto, con l'obiettivo di sviluppare la qualità dell'informazione statistica ufficiale secondo principi di sussidiarietà e di rafforzamento delle potenzialità esistenti, in modo da rispondere alle specifiche esigenze territoriali con l'azione degli stessi enti del territorio, nel rispetto appunto della funzione di coordinamento nazionale, nonché condividendo e diffondendo le buone pratiche attuate sul territorio nazionale. Grazie mille. Un'ultima battuta anche ad Alessio Bacci su quelle che sono un po' le buone pratiche che ci suggerisce per il potenziamento del sistema a livello locale. Per favore, in maniera molto sintetica. Sinteticissima. Allora, parlo di un caso concreto, l'Unione dei Comuni. Io sono responsabile da un anno. Ho cercato in questo anno di riorganizzare l'ufficio ascoltando i miei interlocutori nella cornice delineata degli amministratori. Quindi abbiamo riorganizzato l'ufficio ci siamo approcciati soprattutto, per esempio, al tema del censimento permanente. Proprio durante il tema del censimento permanente abbiamo riscontrato un rinnovato interesse nella materia, riconoscendo sia da parte degli amministratori ma anche dalla cittadinanza un ruolo all'Unione dei Comuni di facilitatore allo svolgimento delle attività censuarie. Questo è stato un bel esempio che ha rinnovato l'interesse sulla materia statistica, sui dati e sulle informazioni. Abbiamo creato concretamente un gruppo di lavoro che ha funzionato bene, condiviso le informazioni e la formazione fra gli operatori. Abbiamo attuato un reclutamento accentrato, per esempio, degli elevatori, e questa è stata molto utile perché poi ha permesso di utilizzarli dove più ce n'era bisogno. In ultimo, due aspetti: uno, la specializzazione del back office, specializzando sia RUC che personale di staff come un proprio hub di competenze, e poi il connubio con le competenze informatiche, perché l'interoperabilità dei dati, delle banche dati e nella cornice anche europea del principio One Solly da mettere in atto, sarà fondamentale le competenze e ritornare alla logica del dato e dell'informazione a supporto e non tanto delle tecnologie e degli strumenti. Grazie. Io vi ringrazio davvero per gli importanti contributi che avete portato, la dottoressa Cuffiani con riferimento all'ambito provinciale, il dottor Bacci con riguardo alle unioni dei comuni. E come responsabile di un ufficio territoriale dell'Istat vi confermo che l'Istituto di Statistica continuerà a seguire con grande attenzione i processi di sviluppo dei sistemi associativi di comuni e delle province nell'ottica di un rafforzamento complessivo del SISTAN, un SISTAN che probabilmente verrà ridotto nel futuro nella dimensione, ma che sarà più efficiente nella capacità di produrre informazioni e conoscenza, con le associazioni e le province intese come nuovi, efficienti presidi dell'attività statistica a supporto dei territori. Questo sistema, questo processo sarà seguito in maniera specifica dagli uffici territoriali dell'Istituto che hanno, a partire dal 1° di settembre con la nuova organizzazione dell'Istat, uno specifico ruolo di relazioni istituzionali esterne, uno specifico ruolo di collaborazione allo sviluppo delle attività di supporto tecnico-statistico agli enti e al territorio. Con questo concludo ringraziando ancora i due relatori e in particolar modo i partecipanti a questa sezione, invitandoli a seguire il ricco programma della conferenza. Un saluto. Saluto a voi, grazie. Un saluto a tutti, grazie.